L'impressionismo marcia di pari passo con le rivoluzioni che si producono in altri domini dello spirito, scultura, musica, poesia, pensiero. Sono state rilevate tutte le analogie che si devono stabilire tra questa rivoluzione pittorica e la ricerca di movimento della scultura di Rodin, le modulazioni carezzevoli ed espressive di Debussy, l'invenzione del verso libero. E tutta l'invenzione del simbolismo. È un po' più tardi la filosofia di Bergson alla sua scoperta della durata. Afferrata intuitivamente ed opposta ai tempi aritmeticamente contati. In vista di usi pratici e sociali per comprendere in tutta la sua profondità questo nuovo modo di sentire, non si può far di meglio che rivolgersi ad uno dei più ingegnosi analisti, il poeta Jules Laforge, e alle sue note sull'impressionismo raccolte nelle opere postume, e ha che tutti i maggiori indirizzi della pittura francese, dalla metà del XIX secolo, hanno avuto il loro poeta, che si è fatto critico d'arte, il confidente, il testimonio dei pittori dell'epoca. Se si studia la Croix. Bisogna fare appello a Baudelaire come analista non solo del cuore umano ma anche della passione creatrice e come vero fondatore di quella scienza moderna che si chiama chiamata estetica, affittare di toccare anche l'elmo polinare, di essere se non il teorico sistematico del cubismo, almeno l'esegeta vivente della volontà e dello spirito di questo movimento, per l'impressionismo non si può trovare migliore esercita di Gilles Laforge. Nelle brevi pagine che ho citato dalla pittura del suo tempo, egli aveva trovato un complemento del proprio pensiero, della propria arte lirica. Il pessimismo chopin è buddista di Rafforge. Ha come punto di partenza un sentimento cosmico, un sentimento dell'universo nel cuore della nostra povera avventura individuale si riduce ad una festuca di paglia, ad un attimo danzato. Questo enorme un universo non è poi altro che un'illusione in un immensa maglia che spiega dinanzi a noi i suoi capricci variopinti e da Altrettanta astuzia per condurre i suoi fini, che sono l'imperiosa necessità animale della riproduzione perpetua. La forma più potente che assume il cosmo per incantarci in questo mondo. È la donna, essa è il tema costante della poesia della forza, e sempre appare nel, cost nel costume del tempo. È la donnina fin del secolo, sorella de delle fila di Toulouse-Lautrein e di Degas, nonché sm della smagliante L'Oye Fuller, cara a Mallarmé la danzatrice inafferrabile, tutt'attimi fuggenti, e che sotto l'affascinante prestigio di questi attimi nasconde la scaltro proposta di far servire i nostri istinti alla grande legge del mondo, questa creatura esile, tutt'attrina, prenderà corpo e volume sotto il pennello voluttuoso di Renoir fino a divenire una zio opiman alla cui epidarmide il sangue affluisce generosamente e che riconosciamo come l'immagine stessa della natura. Dea dell'energia, vitale della terra e della fioritura, mi soffermo in questi scritti della forge alla nota intitolata l'origine psicologica dell'impressionismo. Qui lo spirito della forza prende coscienza della materia cosmica da cui dipende nella quale scintilla che vive un attimo si muove. Si tratta di ridurre l'occhio del pittore alle soli sensazioni di un organo. Non è che uno strumento e non deve pensare ma vedere. Il pensare lo condurrebbe a individuare le forme a determinare una propria individualità ma è appunto questo principio individuationis fautore di male e di dolore che bisogna evitare ammesso che se l'opera pittorica rivela l'intelligenza e anima non le, non le rivela che per mezzo dell'occhio e che l'occhio esiste all'inizio del processo come l'orecchio per la musica l'impressionista è un pittore modernista che avendo l'occhio dotato di una sensibilità fuori dal comune, dimenticando i quadri ammassati da secoli nei musei, dimenticando l'educazione artistica della scuola, disegni, prospettive, colore, a forza di ricevere con purezza e semplicità spettacoli luminosi all'aria aperta, cioè fuori dallo studio illuminato a 45 gradi. Siano essi la strada, alla campagna, gli all interni, è riuscita a rifarsi un occhio naturale, a vedere naturalmente e a dipingere incinamente come vento. Lo spirito più evoluto e moderno, situato a quel limite estremo della civiltà moderna, che culmina negli ultimi anni del, del più sapiente e più ricco fra tutti i secoli, proclama l'esclusivo ed assoluto primato della sensazione. Questa fu la conclusione di un poeta squisito, crepuscolare, falciato in giovanetta dalla morte, interamente portato sia per la città di cultura universale che per la natura personale super raffinata al parossismo dell'ironia e della malinconia. Fra i pittori contemporanei gente più semplice. Queste vedute produceranno persone possenti quando un poeta e un pensatore si sottomettono alla natura. Lo fanno con ironia e malinconia. Per un pittore, invece, è l'essenza vitale della sua arte. Si comprende fin d'ora che, allora, quando scoprirà la reazione contro l'impressionismo, avrà il nome dell'intelligenza e dall'impressionismo si rimprovererà di essere stato un'arte accefa.